pace e bene. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, mercoledì 6 ottobre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Uno dei discepoli domanda a Gesù: «Signore, insegnaci a pregare». Questa richiesta merita di essere compresa. Infatti ci sono oggi ancora alcune incomprensioni riguardo al modo corretto di pregare. Alcune persone mi domandano qual è il vero Padre nostro, quello che abbiamo ascoltato oggi o quello che preghiamo solitamente. Cosa ha insegnato Gesù veramente? Dobbiamo dire non abbandonarci alla tentazione oppure non indurci in tentazione? E per completare il quadro c'è anche qualche nostalgico del latino. Allora rispondo. Innanzitutto chiariamo che Gesù parlava in aramaico e che i Vangeli sono stati poi scritti in greco. Per cui qualsiasi traduzione italiana o latina sarà sempre inesatta. In nessun caso noi preghiamo come Gesù. Le traduzioni sono sempre approssimative. Ma se torniamo alla richiesta del discepolo, ci accorgiamo che non domanda a Gesù: insegnaci una preghiera. Chiede invece: Signore, insegnaci a pregare. Quindi Gesù insegna non tanto una formula esatta che dobbiamo ripetere correttamente a memoria, ma insegna uno stile di preghiera. Gesù ci insegna qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso il Padre ogni volta che preghiamo. Per questo non è la variazione della traduzione di una parola a rendere valida o invalida una preghiera. Sono valide le preghiere antiche come quelle nuove. Sono validi il Padre nostro in tutte le lingue del mondo. Quello che veramente è essenziale e irrinunciabile è che la preghiera sia fatta con uno spirito filiale, di fiducia, di collaborazione alla volontà del Padre, con l'impegno di essere anche noi misericordiosi. E mentre chiediamo al Padre che ci aiuti, ricordiamoci di essere anche noi pronti ad aiutare i fratelli e sorelle che hanno bisogno del nostro aiuto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Anche questo mercoledì ricordiamo durante l'adorazione eucaristica questa grande famiglia che ascolta il Vangelo. Preghiamo sempre gli uni per gli altri. Il Signore vi custodisca nella pace. Ciao ciao, abbi cura di te.